Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisco sul secondo tempo dell'incontro di calcio Palizzi-Bovese, valevole quale terza giornata del campionato di prima categoria Girone D Calabria. Risultato del primo tempo 0-0, le formazioni della prima frazione di gioco: Palizzi, Serra, Cara, Battaglia, Autolitano, Minniti, Rodà, Polimeno, Bonanno, Maviglia, Palermiti e Romeo. A disposizione del mister, anzi dei mister Gianni Valastro e Antonio Stalitano, Gullaci, Cosmano, Proietto, Giuseppe Zirilli, Antonino Zirilli, Stranges e Crea. Bovese, Larizza, Ligato, Cuppari, Scordo, Acquaviva, Nucera, Norberto Petronio, Antonino Petronio, Profazio, Aronne e Orlando. In panchina a disposizione del mister Angelo Paone, Falcone, Carmelo Romeo, Marino, Iriti, Vadalà, Modafferi, Guglielmini. Primo tempo avaro di soddisfazioni. Sebbene le occasioni per andare in gol non siano mancate, ci ha provato ora il solito Petronio con un tiro che ha fatto la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli. Dopo due minuti nel secondo tempo, tutto regolare per l'arbitro. Bovesi in avanti, non ci sono problemi per l'estremo guardiano, l'estremo difensore palizzitano, si tratta di Serra, che poi d'interno destro cerca di mettere in movimento Maviglia. Palla che rimane lì. Nel primo tempo è successo un po' di tutto, con mischie furibonde che si sono accese in ogni zona del campo. Tutto liscio fino al 33esimo del primo tempo, quando si sono scatenate un paio di zuffe nei pressi del centrocampo, quando sono entrati in campo i campioni del wrestling John Cena, Big Show, Battista, Tiger Man, Hulk Hogan, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Kurt Angle e Undertaker. Sfociano gli applausi quando c'è qualche timido tentativo di penetrazione, specialmente Norberto Petronio, l'enfant terribile del calcio boviciano, l'unico fino a questo momento in grado di far venire i brividi lungo la schiena all'arcigna difesa palizzitana. Ancora lui. Cincischia, la difesa palizzitana, e per poco non arriva il patatrac.
palla in zona morta, a buon gioco la difesa bovese. Legato verso Provazio e da Orlando verso Aronne. Partecipa un po' tutta la squadra a questa manovra corale. Gioco pericoloso. Cercavano di trarre in inganno l'arbitro, che però era ben piazzato, non ha avuto difficoltà alcuna. Tutto regolare per l'arbitro, e questa volta è stato bravissimo Acquaviva a chiudere su Maviglia, un cliente da prendere con le molle, che aveva una prateria davanti a sé per tentare di fare breccia dalle parti di Larizza. Ingrana il turbo Propazio, ma insiste la Bovese. Si mette una pezza il difensore. 7 minuti e 30 nella ripresa, 0-0 al Saverio Spinella di Merito Portosalvo tra Palizzi e Bovesi. Restituito il favore su un piatto d'argento con guante e livrea. A Bovese ci prova, ci mette una pezza, la spizzica quel tanto l'esperto Stefano Rodà. Da mettere fuori giri Petronio. Insiste la Bovese. Otto e 40, 0-0 al Saverio Spinella di Merito Portosalvo tra Palizzi e Bovesi. Intanto continuano ad affluire allo stadio. Numerosi spettatori, anche non di parte. Grossa occasione per la Bovese, aveva fatto tutto Norberto. Con un paio di finte di corpo aveva seminato 3-4 avversari e aveva messo nelle condizioni di fiondare con una certa sicurezza Aronne, che questa volta non è stato preciso come le altre. Grossa occasione per la Bovese, sono 3. Le palle gol nitide, degne di questo nome, capitate sui piedi della formazione del Siderone e del Vena.
per tentare di sbloccare il risultato. Si snoda l'offensiva, subito bloccata. C'è un lancio verso il solito Petronio, palla in zona morta, ha ricevuto poche palle Maviglia, vedete che va a lamentarsi, e per un bomber d'aria ricevere pochi palloni significa rimanere all'asciutto, a bocca asciutta. Tanta sofferenza per il famoso Fiocchetto. Ma senza palloni giocabili non c'è nessuna speranza di fare breccia dalle parti di Larizza. Anche ancora lui prova commette fallo a parere dell'arbitro, il giocatore del Palizzi. Ecco il motivo di questo calcio piazzato già battuto. Un possesso di palla legato. Scarpette rosse. Con questo lancio in avanti verso Norberto Petronio. Insegue Maviglia. Franco ha bollato inesorabilmente fino a questo momento dall'ottimo Acquaviva, che non gli ha concesso spazio alcuno. Si è visto il sindaco allo stadio di Melito Porto Salvo, l'ingegnere Giuseppe Salvatore Meduri, che per dire la verità ha messo il Palizzi nelle migliori condizioni dal punto di vista strutturale. Reti nuove, tappetino in parte rifatto, ben pettinato. Vai con Liscio, ma non ne approfittano gli avanti bovesi. Bovese è abituato a giocare sul campo in erba naturale, questo invece è il tappetino artificiale del Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Complessivamente la Bovese ha fatto prevalere una supremazia territoriale. Il Palizzi ha fatto di necessità virtù. Però sappiamo come il gioco del pallone,
vince chi mette il pallone dentro. Finisce a terra Maviglia, non è riuscito a difendere quel pallone Maviglia. Arriva Romeo, ma sarà probabilmente Minniti, numero 5 sulla schiena, il facchettino o al massimo Stefano Rodà. Un invito a nozze per la Rizza. Bel duello tra Minniti e Norberto Petronio. Un duello che fa scintille. Tanto c'è la prima sostituzione nelle file del Palizzi. Sta per entrare in campo con il numero 17 Modafferi. Pardon, Stranges. Sono le prime sostituzioni, abbiamo da poco superato l'ora di gioco, 17:30 nella ripresa. Tutto regolare per l'arbitro, Nestie Scordo, che cercava di mettere in movimento Orlando, Musiera, non si intendono i due, palla in palo laterale, affiora un po' di stanchezza, le squadre hanno dato tutto nel primo tempo e parte del secondo tempo. Soprattutto nelle mischie furibonde, con Braccio di Ferro che ha fatto il pieno di spinaci quando deve affrontare Brutus. Insegue Petronio, addomestica questa palla, fa fuori il suo diretto avversario, fa fuori un secondo e al momento di entrare in area intanto sventola un altro cartellino giallo l'arbitro. Dentro, dice Petronio, fuori sanziona l'arbitro, quindi punizione per la Bovese. Siamo al cartellino numero 6. Un'altra sostituzione nelle file del Palizzi, sta per entrare in campo con il numero 15 Giuseppe Zirilli. Quindi Stranges e Zirilli sono i nuovi, le forze fresche mandate in campo dalla coppia Gianni Valastro e Antonio.
in Ostalitano per dare manforte alla formazione valicidana. Il gioco riprenderà con un calcio piazzato a favore della Bovese, quasi all'altezza del vertice sinistro dell'area. Cercherà la Bovese ora di capitalizzare al massimo, e cioè con il gol, questa grossa opportunità. 21esimo della ripresa, attacca la Bovese, 21 giocatori nella metà campo, fischio arbitrale, parte il tiro rasoterra per evitare ogni equivoco. Spazza come lo spazzaneve a Courmayeur, Serra, in possesso di palla Autolitano, alla meglio Orlando, Acquaviva precede il possibile intervento di Stranges. Romeo cerca di mettere in movimento Maviglia, ma logicamente non è l'intesa che c'è di solito tra Sandokan e Yanes de Gomera, anzi è proprio un dialogo tra sordi. ...22.50... sempre 0-0 al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo tra Palizzi e Bovese. Siamo nel campionato di prima categoria, girone D Calabria. Non è regolare la battuta del giocatore della Bovese, un colpo di testa di Danilo Romeo che poi recupera. È stato commesso un fallo, Bovese in avanti, stringe i tempi la formazione di mister Angelo Paone nel tentativo di sbloccare il risultato. Il Palizzi è più sparagnino, più coperto, gioca con un 4-3-2-1, praticamente solo Maviglia. Il risultato rimane ancorato sullo 0-0. Maviglia perde palla, queste Profazio si sgancia e riceve Ligato, scordo Ligato con un tiro cross, attacca la Bovese, non può arrivarci, ci ha provato, intanto si accasciano due giocatori afflitti da crampi,
uno per parte. Si tratta dell'ala sinistra Orlando, i giocatori hanno dato parecchio, quasi tutta la birra che avevano in corpo. La partita ormai scivola verso il 70°. Il risultato è sempre 0-0, nel secondo tempo non si è visto quasi niente. Se non quella volée di Norberto Petronio, che ha sorvolato la trasversale, e un'altra incursione sempre della Bovesi, mentre il Palizzi è rimasto quasi inoperoso, affidandosi più che altro a qualche calcio piazzato e a qualche incursione. Del singolo giocatore. Squadre che sembrano accontentarsi dello 0-0, ma che non si lasciano sfuggire occasione per tentare di scardinare gli opposti bunker. Come in questo momento. Ha perso il passo e quando in qualche modo è riuscito a recuperare l'assetto e la posizione, il mezzo destro Antonino Petronio ha effettuato un tiro. Sbilenco, che non ha sortito effetto alcuno. Il pallone ha superato la linea bianca, dice l'arbitro, sarà la Bovese. Con questo lungo lancio, un tiro cross. Un raro lancio verso Maviglia, che ha fatto veramente una cura dimagrante per quanto riguarda i lanci. Materia prima per i bomber. Non ha le polveri bagnate, si tratta pur sempre di un elemento di provata affidabilità, capacità e qualità, ma senza una serie di cross non c'è speranza e possibilità di andare in gol. Arretra il baricentro la formazione di Angelo Paone, calcio piazzato per il Palizzi, pallone che si impenna verso Bonanno. C'è un altro cartellino. E questa volta
scarta il rosso perché in matematica, come tutti sanno, 1 più 1 faccia 2. Fallaccio di Cara, che già era ammonito. Potrebbe essere questa la svolta della partita. Siamo alla mezz'ora della ripresa, sempre 0-0, tenta ora di capitalizzare con questo tiro cross sul quale arrivano incredibilmente, falliscono il pallone, Soli davanti al portiere, quel è arrivato Acquaviva, ma ha solo sfiorato il pallone. Palizzi in 10 per l'espulsione di Cara. Vedremo ora come saprà capitalizzare intanto da questa parte. Si assiste a un altro duello molto interessante tra Acquaviva e Maviglia. Con il centro mediano che ha esercitato una marcatura uomo asfissiante su Maviglia, non gli ha lasciato nemmeno un centimetro, consapevole che quel centimetro potrebbe essere fatale. E ancora a terra il giocatore Minniti che sta allacciando la scarpetta. E finalmente si può riprendere. Restituito il pallone cavallerescamente. Palizzi che deve stringere i tempi, ma anche le maglie in questi undici minuti che mancano alla fine del match per portare a casa un pareggio che per quello che si è visto in campo sarebbe stretto alla Bovese, che ha esercitato una supremazia territoriale e che certamente ha costruito, ha esercitato una supremazia territoriale, ha costruito palle gol nel primo e anche nel secondo tempo. Trentaquattresimo, c'è un'altra sostituzione nelle file sempre del Palizzi, sta per entrare in campo con il numero 14 Proietto. Trentacinquesimo del secondo tempo, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo tra Palizzi e
Bovesi, Petronio, Orlando, con tutta calma Rodà sbroglia la matassa, ha visto qualcosa l'arbitro, punizione già battuta da Scordo. Bovese che sta pressando da tutte le parti, Parizzi apparentemente alle corde, parte il lancio di Larizza, sta facendo le barricate il Palizzi, sparacchia in avanti alla meno peggio. Punizione per il Palizzi, 37-12. Parte un lancio, invocava la concessione del calcio piazzato Maviglia, non è dello stesso avviso l'arbitro, si può proseguire. Attacca la Bovese, Acquaviva, ligato Petronio, Acquaviva, un colpo di testa di Stefano Rodà, collo piede di Danilo Romeo in zona morta, dove c'è il solito Nucera. Squadre molto allungate, ...38 e 19 nella ripresa, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo tra Palizzi e Bovese. Siamo nel campionato di prima categoria, girone D, Calabria. Un colpo di testa di Bonanno, l'arbitro fa parte del gioco, trentanovesimo. C'è una sostituzione nelle file della Bovese, si prepara con il numero 15 e anche 16, si preparano a entrare i Riti e Vadalà, ma ancora non avviene nessun cambio. Ecco che entra con il numero 16, vada là, quarantesima dalla ripresa, sempre 0-0, Acquaviva cerca di mettere in movimento i propri attaccanti.
mancano ormai 5 minuti alla fine del match. Ci mette una pezza Battaglia. Viene avanti Legato. Palla in zona morta. Va a raccogliere nel campo per destinazione Serra. Con tutta calma va a sistemare la palla sul vertice destro dell'area piccola. Poi sparacchia nel mucchio. Dove non ci sono compagni, ma avversari. Legato, Cuppari, Scordo, Acquaviva, Nucera. Con le ultime residue energie si tuffa in avanti la Bovese nel tentativo di scardinare il bunker eretto davanti a Serra. L'arbitro vede un fallo. Potrebbe essere questa una ghiotta occasione, 42-20 nella ripresa, per venire a capo della partita. L'arbitro fa rettificare il punto dal quale deve essere battuta la punizione. Momento topico, 43esimo della ripresa, 0-0 tra Palizzi e Bovesi. Sulla linea di battuta c'è anche Aronne, uno specialista, che poi si allontana. Petronio non fa breccia. Il pallone passa una spanna sopra la trasversale. Quarantaquattresimo della ripresa, siamo ormai agli sgoccioli e tutto lascia intendere che sarà 1-0-0. Pro bono pacis non lo definiamo uno squallido 0-0, ma sicuramente non è stata una partita esaltante sul piano tecnico e spettacolare, molto valida su quello agonistico e atletico. Intanto c'è una sostituzione nelle file della Bovese, entra con il numero 13 Carmelo Romeo, uno dei due, l'altro è Danilo, numero 11 del Palizzi. 5 minuti dice l'arbitro, 5 minuti di recupero. Può recriminare la Bovese per le tante occasioni, possiamo dirlo, complessivamente nell'arco dei 90 minuti.
mentre il Palizzi da parte sua mette sul conto alcuni calci piazzati, qualche tiro senza troppe pretese. Petronio si presenta all'appuntamento col gol, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo il guardiano del faro, Serra. Cerca di organizzarsi la Bovese con Orlando, fa buona guardia l'esperto Rodà, viene beccato in posizione di offside il fantasma dell'area di rigore, Norberto Petroni. Dalle ultime disposizioni Angelo Paone vuole vincere questa partita a tutti i costi, ha le carte in regola, ma il Palizzi si è difeso bene, una diga foranea a centrocampo, praticamente una muraglia cinese invalicabile, un muro di Berlino che ha saputo resistere. Ai furiosi assalti che fino a questo momento se ne sono andati via, 3 minuti di quelli messi a disposizione dall'arbitro. Lotta come un gladiatore Danilo Romeo, la rimessa è per la Bovese, dice l'arbitro, rimessa contestata dai palizzitani o palizzesi secondo altri, palla che spiove fuori aria, Maviglia, Danilo Romeo cerca di andarsene, viene caricato da Antonino Petronio, uno dei due, l'altro è Norberto. Il gioco riprenderà con un calcio piazzato, ormai siamo in chiusura del match, si attende solamente il triplice fischio di chiusura. Maviglia contende la palla a 3 avversari. Non aggancia Romeo, si arrabbia di brutto mister Paone, che vorrebbe vincere questa partita avendo tutte le carte in regola per farlo. Purtroppo bisogna mettere il pallone in rete, come tutti sanno. E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità.
Palizzi e Bovese 0-0. Ha arbitrato il signor Giuseppe Florio della sezione di Locri. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Dario Amodeo. A risentirci fra un quarto d'ora circa per le interviste a bordo campo. Palizzi Bovese 0-0, sentiamo il commento del presidente ospite Andrea Cuppari. È stato un derby e così è stato fino alla fine, voglio dire. Noi diciamo potevamo sfruttare qualche cosa in più, purtroppo non sono venuti i gol e quindi pazienza, è andata così, ci teniamo questo 0-0 e andiamo avanti. Una bella prestazione quella della Bovese di fronte ai cugini del Palizzi. Sì, i ragazzi hanno messo in campo tutto, giustamente si ritrovano davanti un avversario spigoloso che ha cercato lo scontro dall'inizio, quindi hanno cercato di attutire un attimino quello che erano le avanzate e gli scontri del Palizzi. Diciamo che i nostri ragazzi erano preparati a questo perché sapevano che la spigolosità faceva parte del Palizzi. La matricola Bovese guadagna il primo punto esterno della stagione. Sì, siamo contenti per questo, sicuramente è un ottimo punto e niente, andiamo avanti così. Prossimo incontro? Prossimo incontro ce l'abbiamo in casa con il Mammola la prossima domenica. E lì, anche lì, insomma, cerchiamo di tirare più acqua possibile per la nostra barca. Sentiamo invece il commento del presidente di casa, si fa per dire, Giuseppe Minniti. Niente, è stata una partita vibrante, bellissima, dopo forse 30 anni torna un derby molto sentito dai ragazzi e sinceramente abbiamo fatto un grande primo tempo, poi alla distanza è uscita la Bovese perché non abbiamo ancora una condizione fisica un po' precaria, però devo dire bravi ragazzi. Purtroppo quando sono queste partite c'è molta tensione, c'è molta voglia di fare. Loro secondo me il secondo tempo hanno fatto qualcosa in più di noi, però secondo me il pareggio è giusto. L'uscita di gara? Niente, tutto a posto, anche dico un arbitraggio molto buono perché essendo una partita molto vibrante ha saputo tenere molto sia la Bovese sia che il Palizzi è riuscito diciamo a tenere la partita in pugno fino al 95esimo. Dobbiamo essere bravi questa volta, brava la Lega, brava l'arbitro, brava il Palizzi e brava la Bovese. I pareggi hanno la buona cosa di muovere la classifica. Sì, noi ti ripeto, noi abbiamo una condizione fisica un po' precaria. Ora speriamo che rientra Autolitano, speriamo che rientra Vielle, abbiamo 3-4 elementi che ci devono dare una mano d'aiuto. Devo dire che la Bovese ha fatto un grande secondo tempo. Io voglio elogiare i ragazzi di Mister Pavone perché è un allenatore che l'ho avuto io, lo conosco da una vita e ha la forza di poter lottare per i primi 5-6 posti anche la Bovese, perché non è da sottovalutare questa squadra. Sentiamo la voce del dirigente Raffaele Merico del Palizzi. Sì, è stata una partita tiratissima sino all'ultimo secondo. Sono stati 97 minuti bellissimi e il Palizzi sinceramente e atleticamente è un po' giù rispetto alla Bovese che si è vista che era un po' più avanti come preparazione atletica, però il risultato tutto sommato è giusto. Per il Palizzi hanno influito tanto le assenze di Nino Tolitano e Macri Morabito che era squalificato e naturalmente questi fanno tanto nel gioco di squadra del Palizzi e quindi poi dopo l'espulsione ha cercato solo di portare a casa il punto diciamo, che fa classifica. Speriamo nelle prossime partite recuperare qualcuno e che qualche ragazzo che è arrivato alla fine del mese di agosto inizi ad allenarsi in un certo modo e recuperi lo stato di forma che ancora non c'è. Comunque secondo me è un risultato alla fine giusto. Fa classifica anche morale, Palizzi 4 punti dopo 3 partite.
Sì, l'unica cosa, l'unico rammarico naturalmente per noi è la partita di domenica, che abbiamo regalato i primi 45 minuti al Grotteria. Poi nel secondo tempo abbiamo giocato solo a una porta per 40 minuti e poi il rigore dato a 5 minuti dalla fine, rigore che poteva starci come non poteva starci, perché Magrimmo Rabito sulla linea di porta ha preso la palla diciamo tra spalla e braccio con le braccia aderenti, l'arbitro ha deciso per il rigore l'espulsione e poi là naturalmente ha tagliato le gambe, però è vero che abbiamo regalato un primo tempo assoluto, là a Grotteria si poteva fare il risultato e non l'abbiamo fatto. Comunque fa morale anche questo punto, 4 punti sono buoni, se pensiamo all'anno scorso non ce l'avevamo questi 4 punti ancora. Ciao Formaggi. Ha sudato come un negro nella piantagione dell'Alabama il professore Stelitano, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora quando c'era da stringere i denti. Eh sì, ho sudato, non so se la metafora è giusta, comunque ho sudato tanto, sì, c'era da stringere i denti perché la condizione fisica era diversa, loro hanno fatto la coppa, hanno iniziato prima la preparazione, noi ancora siamo un pochettino in ritardo, però quando c'è la voglia, visto che neanche pure il ritardo si può colmare, buono il carattere, ottimo, grazie ragazzi, perché quando c'è carattere, autostima, voglia di fare, la dedizione, oggi c'è stato tutto questo nel Palizzi e abbiamo fatto veramente un buon punto contro un'ottima squadra guidata da un ottimo tecnico e con un'ottima società dietro come ce l'abbiamo noi d'altronde. Quindi 4 punti che fanno morale e classifica. Sì, 4 punti che fanno morale e classifica, che ci debbono far capire quali sono le nostre forze, che ci debbono far capire di andare avanti con umiltà, che ci debbono far capire che dobbiamo stare tutti uniti ad andare al campo, perché quando si prendono questi punti e in 10 vuol dire che qualcosa di buono sai fare. 4 punti che deve tenere in cascina, anzi diciamo in un bel bauletto come oro. Ha un diavolo per capello, mister Angelo Pavone, potevano essere 3 punti. Sì, no, io la squadra ha interpretato bene la partita, anche se i derby hanno una storia a parte, però devo dire che era nell'aria il gol, aspettavamo questo gol che non è arrivato, però è stata interpretata bene, i ragazzi hanno fatto un buon calcio, ci è mancato solo il gol e la vittoria, questo mi dispiace. Una partita molto valida sul piano agonistico e atletico. Un po' meno su quello tecnico. Sì, vabbè, come tutti i derby lo sappiamo, prevale un attimino quello che è l'agonismo, però tutto sommato erano tutti amici, quindi qualche fallo ci può stare da ambo le parti, però tutto sommato è stata una partita corretta, maschia sì, ma corretta, torno a ripetere, dispiace solo non averla vinta, ecco. Quindi 4 punti, però un punto esterno che fa morale classifica e 4 punti complessivi, si può guardare con fiducia all'avvenire. Sì, sì, il punto muove la classifica, però io dico sempre ai ragazzi che non bisogna guardare in casa, partite in casa e partite fuori casa. Noi lavoriamo durante la settimana per andare a esprimere meglio il nostro calcio sia in casa che fuori casa, ma oggi ci è mancato anche un po' di fortuna, speriamo che col proseguo la fortuna un po' ci va anche dalla nostra parte. Adesso riceverete il Mammola. Sì, domenica viene il Mammola, buona squadra, se non sbaglio ha 4 punti uguali a noi. Lavoreremo questa settimana, analizzeremo questa partita e cercheremo di migliorare sempre di più.